ragazze, ciao a tutti! Allora, finalmente in questo video andiamo ad organizzare uno swap. Avete visto il mio cerchietto nuovo? Con i gattini? Bye Robby, ciao Robby! Allora, vi spiego che cos'è lo swap, poiché ha avuto molto successo quello di Natale, lo faremo anche per Pasqua. E quindi andiamo subito a spiegare che cos'è uno swap. Lo swap è uno scambio, in questo caso sarà uno scambio di creazioni, quindi tutte le persone che si andranno a iscrivere in questa lista di partecipanti verranno poi sorteggiate e verranno incluse in delle coppie, quindi tramite il sito random.org, quindi una cosa del tutto casuale, andrò a scegliere delle coppie. La coppia, quindi formata da due persone, dovrà scambiarsi i gusti, le proprie idee, i colori preferiti, qualsiasi cosa che possa aiutare la swappina, quindi l'altra partecipante, a poter creare qualcosa giusto appunto per lei. Una volta che è stata creata la creazione, appunto l'oggetto, per la vostra swappina, che dovrà essere segreta perché sarà una sorpresa, andrete a scambiarvi gli indirizzi e quindi andrete a spedirveli. Se avete problemi comunque chiedetemi, potete guardare anche i video degli altri swap in cui insomma è stato fatto tutto questo, in cui magari ho spiegato un pochino meglio, adesso mi sto un pochino impappinando, però è veramente semplicissimo. Si tratta solamente di mettersi in contatto con una persona, di scambiarsi i propri gusti personali, di creare qualcosa per questa persona e di poi inviarla, quindi poi ovviamente riceverete anche voi. Allora, le iscrizioni dovranno avvenire entro non oltre il 2 marzo, quindi... Come avverranno le iscrizioni? Io metterò un file, un semplice post, sul gruppo Anarella Gioielli Community, come ho fatto nello swap di Natale. Quindi andrete sul gruppo Anarella Gioielli Community, gruppo Facebook, se non siete iscritte vi iscrivete, quindi vi accetto l'iscrizione, e poi andrete a mettere il vostro nome. Questo significa che parteciperete all'estrazione dello swap. Una volta che vi siete iscritte, le iscrizioni terminano il 2 marzo, c'è tutta scritta, avverrà l'estrazione delle coppie il 3 marzo, quindi io mi metterò tutto l'impegno, andrò a vedere tutte le persone, mi raccomando non fate casini perché l'ultima volta ho visto doppioni, triploni, è successo di tutto. Comunque andrò ad estrarre le coppie, quindi in una maniera del tutto casuale, se non volete partecipare basta dirlo o basta cancellarvi senza creare inutili problemi. Una volta che andrò ad estrarre le coppie, vi potrete mettere in contatto con la vostra swappina, che ovviamente sarà sul gruppo. Se si è iscritta allo swap, è ovvio che sia iscritta anche sul gruppo. Quindi vi metterete d'accordo con la vostra swappina e inizierete a creare. La creazione. Questa volta ho cambiato e quindi al posto di inviare una ad una sola creazione, ne dovrete inviare tre. Quindi... Una regola fondamentale è quella che dovrete inviare tre creazioni. Le creazioni potranno essere fatte con qualsiasi tecnica come al solito, vi lascio carta bianca, potrete utilizzare uncinetto, perline, fimo, decoupage, chi più ne ha più ne metta. L'importante è realizzare tre creazioni, quindi può essere, che ne so, un anellino, gli orecchini, un fiocchettino, oppure una parure, quindi composta da collana, orecchini e bracciale. Insomma, qualsiasi cosa che arrivi fino a tre, perché molto spesso vi dico una creazione è obbligatoria, però poi arrivano dei pacconi, quindi questa volta decido io, sono tre creazioni. Quindi non necessariamente qualcosa di estremamente complicato, qualcosa di semplice che voi sappiate realizzare e che lo farete con il cuore per la vostra swappina appunto. Una cosa però fondamentale che dovrete fare prima di inviare il pacchetto sarà quella di inviarmi una foto. Quindi, una volta che avete preparato tutto quanto, mi dovete inviare la foto di tutto questo swap, quindi delle tre creazioni. Se volete aggiungere del materiale, altre cose, questo sarà a vostra discrezione. E vi consiglio sempre di contattare la vostra swappina. Per quanto riguarda invece le tre creazioni, mi fate una foto e me la inviate al mio indirizzo email. Trovate tutto quanto nel box informazioni. La foto me la dovete inviare entro e non oltre il 30 marzo, perché poi dovrete spedire la creazione. La spedizione avverrà dal 31 al 5 aprile, quindi dal 31 marzo al 5 aprile. Mi raccomando, siate puntuali, perché la vostra creazioncina dovrà arrivare prima di Pasqua, quindi diciamo che non ho messo un tema specifico. Il tema sarà quello pasquale, quindi non lo so, potete scegliere voi fiori, primavera, uova, pulcini, qualcosa che riguardi insomma la Pasqua, però fate voi. Ho deciso di lasciare sempre grandissima libertà in modo che possiate creare quello che più vi piace, no? Non è per forza un tema, questa volta non è così, non è per forza un tema, quindi potete creare quello che volete. L'importante è che siano tre creazioni, che mi inviate la foto entro il 30 di marzo all'indirizzo email che trovate qua sotto, e poi dovete spedire con una spedizione tracciabile,
Quindi potete usare la posta raccomandata, potete usare i corrieri che sono online, spedire web, spediamo.it. Adesso mi pare che ci sia anche spedire comodo, una cosa del genere. Comunque, qualsiasi tipo di soluzione voi troviate, ma che sia tracciabile. Quindi che si possa seguire il percorso del pacchetto in modo che non vada perduto, anche se le poste sanno fare di tutto. Comunque, per tutto il resto vi rimando al gruppo. Ricordo alle persone che non sono iscritte su Facebook di contattarmi, perché come al solito metterò in contatto voi, cioè io metterò in contatto voi con la vostra swappina. Quindi non vi preoccupate, se non siete iscritte a Facebook, contattatemi. Per il resto vi rimando tutti quanti sul gruppo. Se avete delle domande, se avete incertezze, se avete qualcosa che mi dovete chiedere, fatelo là sopra, perché ci saranno dei ragazzi che anche mi aiuteranno e quindi sarà tutto un pochino più semplice. Vi ricordo e vi ricapitolo tutti quanti i termini. Vi dovete scrivere iscrizione sul gruppo, quindi andate nel documento, andate a cliccare modifica e inserite il vostro nome. L'iscrizione dovrà avvenire entro il 2 marzo. Dopodiché il 3 avverrà l'estrazione delle coppie, quindi saprete a quale swappina sarete abbinate. Una volta che vi mettete in contatto con le vostre swappine, potete iniziare a creare. Le creazioni dovranno essere 3 e mi dovete mandare la foto, una volta terminate le creazioni, all'indirizzo email che trovate sotto nel box informazioni. La spedizione, quindi la foto dovrà essere inviata entro il 30 marzo, invece la spedizione avverrà dal 31 marzo fino al 5 aprile. Ok, credo di aver detto tutto, quindi spero che vi divertiate con questa nuova iniziativa, me l'avete chiesto in tantissime, quindi spero che vi piaccia come al solito. Poi farò un video in cui metterò tutte queste foto che mi manderete e quindi come al solito vi farò vedere che cosa abbiamo creato tutte quante. Niente, io vi lascio, vi auguro un buon lavoro, un buon divertimento. Ciao a tutti, ciao!